Secondo appuntamento del nostro ciclo Passione Terra di quest'anno e abbiamo fatto un po' di esperimenti di luci, speriamo di aver azzeccato quella giusta perché stiamo vedendo di acquisire poi anche le immagini in modo da avere uno storico delle conferenze, delle conversazioni che facciamo in modo da poterle poi avere a disposizione in archivio. E quindi lasceremo probabilmente accesa quella luce che non mi sembra di particolare fastidio a vedere le slide. Questa sera parleremo di un fenomeno particolare che si sta svolgendo già da alcune settimane e che raggiungerà il suo massimo alla fine della settimana prossima, che è una grande posizione di Marte. Non vi descrivo assolutamente nulla perché l'oratore professor Luca Molinari, che è vicepresidente della nostra associazione, nonché prima di tutto docente di fisica teorica alla facoltà di fisica dell'Università di Milano, approfondirà l'argomento in maniera completa. Volevo solo accennare che la conferenza più o meno è connessa anche in questa serata, è connessa anche un po' alla storia della nostra associazione, che quest'anno compie 60 anni, nel 1956 proprio un po' scoccò la scintilla della nascita di questa idea di divulgazione astronomica in occasione di un'altra grande opposizione di Marte che si verificò quell'anno. Quindi c'è un legame non solo scientifico ma anche storico di questo fenomeno. Cedo la parola a questo punto al professor Molinari. Grazie. Bene, grazie. Allora, in questa oretta io vi parlerò delle grandi opposizioni di Marte. Allora, le opposizioni di Marte sono appuntamenti che si verificano ogni circa 2 anni del pianeta Marte col pianeta Terra. E durante questi appuntamenti la luminosità del pianeta cresce velocemente. Non solo, si muove anche di un modo abbastanza bizzarro e irregolare. Il pianeta Marte è anche un pianeta difficile da osservare, difficile da decifrare. E quindi parlare delle grandi opposizioni, che sono la grande occasione che si aveva per osservare Marte prima delle sonde spaziali, vuol dire fare un percorso nella storia, perché queste difficoltà legate a Marte hanno posto delle domande molto interessanti per la scienza e le risposte che sono state date sono risposte importanti. Ecco, quindi io non vi parlerò tanto di Marte, quanto piuttosto di Marte nella storia. Perché per parlare di Marte nella storia vuol dire toccare momenti importanti come la rivoluzione copernicana di Copernico, personaggio come Keplero che sviluppò tutte le sue idee a partire essenzialmente dall'osservazione di Marte, parlerò di Cassini, e poi venendo più vicino a noi, un grande divulgatore come Flammarion, un astronomo come Lowell, un importante astronomo per l'Italia come è stato Schiaparelli, Antoniadi, che forse è meno conosciuto, e nell'angolino ho messo, non meno importante per noi, Salvatore Furia. Per Varese è certamente una persona importante, ha lasciato una grande eredità. E questa eredità, diciamo, nasce dalla scintilla, come diceva anni prima, che è legata a un evento astronomico, che è stata la grande opposizione del 56. Allora, cominciamo a parlare delle opposizioni, cosa sono? Ecco, nel febbraio 2016 c'è stato questo bel avvenimento in cui era possibile osservare nel cielo i 5 pianeti visibili a occhio nudo, tutti insieme. Li si vede bene allineati, Mercurio in basso a sinistra, poi Venere, Saturno, Marte e poi Giove. Sono allineati perché le orbite dei pianeti sono più o meno complanari con la nostra. E adesso vediamo un attimino più in dettaglio come 2 fenomeni importanti di quest'anno. Allora, lunedì era il giorno in cui avremmo dovuto osservare a Varese il transito di Mercurio, è stato brutto tempo,
Ma il transito di Mercurio, sappiamo magari tutti cos'è, comunque lo riepilogo rapidamente. In questo movimento dei pianeti attorno al Sole, periodicamente si verificano degli allineamenti. E quando l'allineamento interessa la Terra, il pianeta Mercurio interno e poi il Sole, ed è un buon allineamento, vediamo il Sole, il Mercurio che attraversa il Sole. A distanza di pochi giorni, il 22 maggio, quindi tra poco, la Terra si sarà spostata un pochino e anche Marte, ed essi saranno perfettamente allineati il 22 maggio, allineati dalla stessa parte, quindi vuol dire che Marte è particolarmente vicino alla Terra e quindi è particolarmente luminoso. Ecco, questo momento si chiama opposizione. Ora, perché per Marte l'opposizione sia così rilevante appunto dal punto di vista di quello che si vede, lo si capisce da questo schema. Qui si vede l'orbita della Terra e l'orbita di Marte, che è il primo pianeta esterno. Allora, quando siamo in opposizione, qui sta la Terra e qui sta Marte, 75 milioni di chilometri in media, possono anche diventare di meno. Quando Marte invece è dall'altra parte rispetto alla Terra, abbiamo 150 milioni di chilometri più 150 milioni di chilometri più altri 75 milioni di chilometri, quindi 375 milioni di chilometri. Una distanza che è quintupla da quella parte rispetto alla distanza da questa parte. Marte, quando è in opposizione, è 5 volte più grande come diametro angolare rispetto alla posizione opposta alla Terra e al Sole. 5 diametri più grandi come diametro angolare vuol dire un'area 25 volte maggiore, quindi 25 volte più luminosa. Quindi, questa è la lettura che diamo molto semplice oggi dello splendore di Marte in opposizione, e 1 sta a 5 è il rapporto delle dimensioni apparenti nel cielo. Poi, siccome Marte impiega un anno e 88 a girare attorno al Sole, più o meno si ha un'opposizione in circa 2 anni, ecco, poi le cose devono coincidere bene. E qui abbiamo una rappresentazione delle opposizioni, diciamo, più recenti. Quindi vediamo che nel 2003 la distanza è stata particolarmente piccola, solo 53 milioni di chilometri. Fu una grande opposizione. Nel 2005-2007 la distanza è cresciuta. Il pianeta è rappresentato nelle sue dimensioni in scala, come apparirebbe al telescopio Hubble fuori dall'atmosfera. Adesso siamo nel 2016, non siamo in una grande opposizione, ma siamo vicini alla grande opposizione del 2018. Questa conferenza è motivata dal fatto che ricorre questo anniversario del 2016 con la fondazione della Schiaparelli, ma non solo. Vi invitiamo a osservare il pianeta Marte all'osservatorio. Quest'anno, magari lo faremo anche nel 2018, ma nel 2018 purtroppo Marte sarà ancora più basso sull'orizzonte. Adesso è basso, nella prossima posizione sarà ancora più basso, quindi è più luminoso ma molto più difficile da osservare. E qui ho indicato appunto alcune di queste opposizioni, quindi nel 2003, ecco, quella del 2003 è stata veramente una delle massime opposizioni di tutta la storia dell'umanità. Non ne avremo una uguale se non tra migliaia di anni. Vi parlavo di questa rapida variazione di splendore di Marte. Allora, lì sotto vedete la Luna e sopra in scala Marte come cambia velocemente da un mese all'altro.
Questo perché appunto c'è questo moto veloce di avvicinamento. Allora, Marte è un pianeta difficile da osservare al telescopio. E chiaramente l'opposizione è uno dei momenti più favorevoli. Quindi uno adesso si chiede, ma cosa si vede al telescopio? Ecco, in realtà è, se uno fotografa Marte, non vede un granché. Vede qualcosa di questo tipo. Vabbè, questo l'abbiamo fotografato all'osservatorio, ma se andiamo a prendere le foto anche di grandi osservatori, non è che vediamo qualcosa di molto diverso. In effetti, fino alle sonde spaziali, la conoscenza della superficie di Marte era una conoscenza visuale. È l'osservazione visuale che riesce a capire dettagli che invece la turbolenza dell'atmosfera rendono nella fotografia assolutamente illeggibili. Ecco, oltre a questa grande variazione di splendore, c'è un'altra caratteristica di Marte all'opposizione. Si muove velocemente nel cielo, ma a un certo punto fa un'inversione. Quindi tutti i pianeti li vedremo muoversi nella figura da destra verso sinistra, ma a un certo punto c'è una specie di cappio. Ecco, questo percorso di ritorno, oggi lo spieghiamo facilmente. A sinistra abbiamo l'orbita della Terra, che sono i pallini blu, i pallini rossi sono le posizioni di Marte. La Terra più velocemente acciuffa Marte e lo proietta sulle stelle più lontane. E quindi il percorso che si vede è un percorso a S. E il centro della S è il momento dell'opposizione. Ora, per gli antichi spiegare questa cosa era molto difficile. Il moto di Marte e le sue variazioni di splendore furono una dura prova per i modelli del Sistema Solare. Modelli che risalgono appunto agli antichi greci. E lì i greci pensavano che la Terra fosse il centro dell'universo, come conseguenza naturale che i corpi cadono. Quindi quando dal caos si è formato il pianeta Terra, tutto ha raggiunto il centro, che è il luogo naturale dove tutti i corpi cadono. E i pianeti, la Luna, quant'altro invece occupa la parte superiore, le sfere celesti. Quindi a sinistra avete un'immagine tratta dalla Bibbia di Lutero, in cui si vede la Terra al centro, il Sole, le nubi, i fenomeni atmosferici all'esterno. E l'altra è una bella immagine di Gustavo Doré, del Paradiso di Dante. Allora, gli antichi come facevano a spiegare il moto di Marte? E Marte è veramente stato l'oggetto, il pianeta più difficile da spiegare nel suo movimento. Ecco, loro avevano introdotto questo meccanismo. Siccome le orbite naturali sono le orbite circolari, e con un'orbita circolare non posso spiegare queste cose, introdussero non un moto circolare, ma più moti circolari sovrapposti. Quindi lì a sinistra avete un cerchio che è, diciamo, una prima parte dell'orbita di Marte, ma su questo cerchio cammina un punto che è centro di un altro cerchio su cui ruota Marte. Se mettete in moto queste due rotelle, le fate girare insieme, avete il moto che c'è a sinistra, per cui Marte improvvisamente si fionda in avanti verso la Terra, che è il centro, ritorna indietro e questo moto è anche veloce. In realtà non bastavano due cerchi, ce n'erano altri, era una cosa più complicata. Ecco, questa cosa complicata viene superata con la rivoluzione astronomica. E quindi qui abbiamo un bel modellino del Sole e dei pianeti che ruotano attorno al Sole. Ecco, questa rivoluzione astronomica è fatta da grandi personaggi che sono adesso corrispondenti anche a importanti crateri della Luna. Vedremo anche che hanno importanti crateri del pianeta Marte. Quindi parlerò di Marte anche nel senso che vi mostrerò qualche immagine legata, perché porta il nome di questi personaggi. Quindi c'è certamente Copernico, che è un pianeta, è un cratere molto luminoso che si vede anche a occhio nudo, insomma, soprattutto il cratere Tycho, che è il polo sud della Luna.
e Keplero. Poi parlerò anche di Cassini, che sta lassù in alto. Ecco, la data da ricordare è 1543, anno di, in cui esce, insomma, le stampe, il De Revolutionibus Orbium Celestium, ed è praticamente anche l'anno di morte di Copernico, il quale lavorò lungamente a questa teoria eliocentrica, ma non ebbe mai l'ardire, insomma, di pubblicarla, per quanto le voci circolassero. E fu solo così, quasi sul letto di morte, che venne pubblicata, appunto, con un'introduzione proprio al Papa per impostare le cose nel modo giusto, questa importantissima opera in cui esce appunto il modello copernicano, con il Sole al centro e i pianeti che ruotano attorno. Certo, Aristarco da Samo già aveva ipotizzato un sistema eliocentrico e aveva delle sue buone ragioni. Con le scarsissime misure che aveva, era già stato in grado di capire che il Sole è più grande della Terra, e quindi quella era un pochino la sua motivazione. Comunque, finalmente Copernico. E nel libro di Copernico si leggono cose interessanti, appunto, che erano le cose che uno deve spiegare. E siccome sono cose a cui in realtà non ci avevo mai riflettuto più di tanto, ve le segnalo perché sono osservazioni acute. Quando Saturno, Giove e Marte, che sono i pianeti esterni per noi, sorgono al tramonto, cosa vuol dire? Vuol dire che io vedo il Sole e i pianeti sorgono dietro. Quindi la Terra è tra il Sole, Marte, Giove e Saturno, che sono alle mie spalle. Allora, i pianeti sono più vicini alla Terra, sono più brillanti. Quando invece vedo il Sole tramontare e poco dopo Marte, in generale quel pianeta Marte che vedo è un punto piccolo, insignificante. E lui lo dice, in altre configurazioni, appena lo distingui tra le stelle di seconda grandezza, riconoscibile ad occhi esperti. In effetti, durante l'anno, se non siamo in fase di opposizione, l'uomo comune non saprebbe trovarlo, Marte. È nell'opposizione che lo splendore aumenta velocemente e Marte brilla di quel suo rosso caratteristico, insomma, che poi l'ha fatta assimilare appunto al dio della guerra. E Copernico appunto darà una spiegazione coerente di queste cose proprio col sistema eliocentrico. Giusto due informazioni così sulla vita di Copernico. Lui studiò parecchio in Italia, soggiornò a Bologna, fece osservazioni astronomiche a Ferrara, soggiornò a Padova, fu poi vescovo di Fromburg. Fromburg è una cittadina ancora molto piccola vicino a Danzica, quindi sul mare del Nord, in alto, insomma. Un fatto così di cronaca curioso, quando rifecero la pavimentazione della basilica scoprirono tante ossa appunto di vari personaggi e soltanto dopo un lungo lavoro di test del DNA, andando a ricercare il DNA sulle carte originali di Copernico, riuscirono appunto a riconoscere le ossa di Copernico, e quindi lui fu poi risepolto nel 2010. Dunque, ho passato prima, non mi sono soffermato sull'opera di De Revolutionibus, così per la cronaca avevo scritto, ci sono circa 200 e rotti esemplari di quest'opera originale, appunto, la prima edizione, e così, giusto per la cronaca, una di queste copie è stata venduta a Christie's per 2 milioni di euro, quindi va bene, ci stanno, vendiamo opere d'arte. Alcune pregevoli, altre dal mio punto di vista meno, insomma. Ecco, allora una prima occhiata a Marte. Ecco, questo è il cratere Copernico, 300 chilometri. Ecco, questo colore rosso di Marte è dovuto appunto alla presenza di ossidi forti, appunto, che danno questa colorazione caratteristica. E dentro il cratere sono state scoperte dall'osservazione ravvicinata queste dune di sabbia di un colore interessante, appunto, per la presenza di olivini.
Dopo Copernico, suo grandissimo difensore, segue veramente un gigante della storia. Non tutti siano perfettamente consapevoli di quanto Keplero sia stato un gigante, non solo per l'astronomia, ma in generale. Insomma, quindi oggi diciamo che Einstein è un genio, Newton è stato un genio, eccetera, ma Keplero non fu da meno. Se voi andate su Wikipedia e guardate un po' quello che è la sua carriera, quello che ha fatto delle cose incredibili, tante cose. E molte delle sue importanti scoperte sono legate proprio al pianeta Marte. Allora, Keplero morì a Regensburg, le sue ossa non si sa dove sono, ma questo è l'epitafio che lui scrisse per sé. Allora, Keplero maturò la passione per l'astronomia sin da piccolo. Aveva 6 anni quando la madre lo condusse in un luogo alto a contemplare una cometa assolutamente fuori proporzioni. Questa cometa del 1577, così rappresentata, fu evidentemente uno spettacolo impressionante. E mentre lui era così piccolo, già c'era un altro astronomo, Tycho Brahe, che osservava la cometa e attraverso l'osservazione di questa cometa in qualche modo mise in dubbio l'esistenza delle sfere cristalline impenetrabili dove hanno sede i vari pianeti e le stelle. Ecco, dopo questi due personaggi si incontrano, quindi Keplero cresciuto, già fortemente matematico, fu ospite di Tycho per 2 anni, nel 1600 e 1601, a Praga. E Tycho aveva già compiuto importantissime osservazioni astronomiche, senza il cannocchiale, ma posizioni precise. Tycho era molto geloso dei suoi dati, quindi finché era in vita non li diede volentieri a Keplero, però si accorse che era un matematico valente e quindi poco prima della morte, insomma, in qualche modo gli lasciò carta bianca e gli trasmise anche un compito importante che era stato attribuito a Tycho, commissionato dall'imperatore Rodolfo II, è la preparazione di queste tavole. Sono le tavole con le posizioni delle stelle, dei pianeti, le eclissi, i transiti, tutte queste cose. Calcoli che Keplero eseguì tenendo conto del sistema copernicano, con una precisione notevole, ci mise 20 anni di lavoro in questa cosa. Una precisione talmente notevole che il transito di Venere, che fu il primo osservato da Horrocks, è stato osservato perché gliel'aveva detto Keplero che quel giorno c'era un transito. E Horrocks, frequentatore della biblioteca di Cambridge, si era accorto appunto che era scritto nelle tavole rudolfine questa data. E come faceva i calcoli Keplero? Keplero era uno che era al passo coi tempi. Nel 1614, quindi siamo in quegli anni lì, erano stati introdotti i logaritmi da Nepero. E Keplero se ne servì abbondantemente per fare i lunghissimi calcoli che faceva a mano. Nepero aveva anche inventato una specie di dispositivo per calcolare le somme, noto come i bastoncini di Keplero. Se guardate su internet c'è anche come funzionano. E le tavole ridolfine quindi sono un'opera importante, grandiosa. Ho tratto questa bella immagine del mondo a quei tempi, è abbastanza impressionante. Quindi. Certo c'è la terra incognita dell'Antartide, zone dell'Australia, ma l'America settentrionale, ma il resto sembra che sia già tutto abbastanza conosciuto. Allora, dicevo che Keplero ebbe accesso alle osservazioni di Tycho e la prima sua grande scoperta, frutto appunto di tutti questi calcoli che lui andava facendo, è che le orbite dei pianeti sono ellissi. Ma il fatto che lui perviene alle ellissi lo fa sul pianeta Marte, studiava Marte. Voleva spiegare perché ci sono questi cappi. E arrivò a questa conclusione. L'orbita vera del pianeta Marte è un'ellisse che Dürer chiama ovale, ovviamente vicina, che è la differenza insensibile, si
Siamo nel 1605, quindi Galileo non ha ancora iniziato a... Vabbè, era già scienziato, eccetera, ma non c'è ancora l'osservazione di Galileo. I due poi diventeranno corrispondenti, si scriveranno, si conosceranno. Questa è un'immagine dell'astronomia nuova, dove viene pubblicata la prima legge e anche la seconda di Keplero. Bella, quella a destra è la Terra al centro, col moto apparente di Marte che fa tanti giri attorno. Le opposizioni sono i punti di massimo avvicinamento. Confrontate con questa figura con una fatta al computer del moto di Marte adesso, insomma. Che per l'autore di tre leggi importanti, la terza richiede un po' più di tempo, qui c'è a sinistra un pochino il racconto di come lui, un racconto abbastanza emozionante, insomma, di come lui arrivò alla scoperta, no? Da prima credette di sognare, ma è assolutamente certo e esatto che il rapporto tra i periodi dei due pianeti è precisamente il rapporto sesquialtero delle loro distanze medie. Un linguaggio strano per dire la legge che il cubo della distanza dal Sole è proporzionale al quadrato del periodo. E questa costante di proporzionalità non si sa cos'è, lo dirà poi Newton. Allora, le tre leggi le ho riscritte lì, perché sono leggi importanti che tutti gli studenti studiano, giustamente, e nel riquadro sotto mostro un'applicazione interessantissima, recente, che è stata data di queste leggi. La fotografia a grande campo illustra il centro della galassia, della nostra galassia, e se uno va proprio, cosa che è stato fatto per come vedete lì, quasi un ventennio, il telescopio Keck, che è uno dei più grandi telescopi ottici sulla Terra, ha osservato il centro della galassia, seguendo anno per anno il moto delle stelle, e ha visto che le stelle nel centro della galassia descrivono ellissi, come Terra attorno al Sole. Solo che lì non c'è il Sole nel fuoco, cosa ci sta? Se io conosco le orbite, posso determinare la massa dell'oggetto attrattore, e questa massa sono 4 milioni di masse solari concentrate in pochissima distanza. E quindi sono la prova evidente, veramente evidente. Se uno dovesse dire qual è la prova dell'esistenza di un buco nero, questa è. O quello che comunque assomiglia a un buco nero, ne ha tutte le caratteristiche. Questo è un buco nero grande, impressionante, ma su Andromeda ce n'è uno 100 volte più grande. Allora, ancora un'occhiata a Marte. Questa è una parte della superficie di Marte, si chiama Eridania, e il più grosso anello che vedete sulla superficie è il cratere Keplero, 233 chilometri. Marte ha un'atmosfera estremamente tenue che non frena i meteoriti, quindi è fortemente caratterizzato. Allora, dopo Copernico e Keplero, arriviamo a Cassini, che ha dato un importante contributo. Cassini è più noto per la divisione di Cassini dell'anello, quella divisione intermedia che taglia in due il bellissimo anello di Saturno. Lui è italiano, e prima di appunto emigrare in Francia ha fatto un'opera importante che è la Meridiana di San Petronio, quindi a destra, quindi un'asta, una verga nel pavimento che segna dove il sole illumina a mezzogiorno. È carina anche l'immagine soprastante in cui si vede il sole non proprio sulla meridiana, perché non è mezzogiorno, ma durante l'eclisse di sole, quindi si vede la mezzaluna. Ecco, un'analoga meridiana, ma di molto successiva, è quella del Duomo di Milano, bellissima. Quello che non sapevo è che questa meridiana del 1786, disegnata dagli astronomi di Brera, è legata a una riforma che Maria Teresa d'Austria introdusse, cioè il passaggio dall'ora italica, in cui quindi il giorno iniziava a mezzogiorno, all'ora francese o europea, in cui il giorno inizia a mezzanotte. Quindi
c'era la necessità di avere il mezzogiorno esatto, e quindi, almeno così dicono, c'era una comunicazione a voce o comunque per segnali, per cui chi osservava il mezzogiorno nel Duomo mandava il messaggio a Castello Sforzesco, dove partiva il colpo di cannone. Ecco, ma Cassini non si fermò in Italia, andò in Francia, chiamato da un personaggio fondamentale per la storia francese, che è stato Colbert. Allora, Colbert è stato un grande riformatore, mercantilismo, siamo ai tempi di Re Sole. Re Sole era uno che spendeva e spendeva un sacco di soldi, e Colbert è uno che tiene i soldi della borsa, e intraprende, insomma, anche lui un discorso con le colonie, e soprattutto non vuole più che siano gli olandesi a trasportare le merci in Francia, ma vuole una propria flotta, quindi amplia importanti porti francesi, ma per le esigenze della navigazione ci vuole un osservatorio astronomico. Quindi a Parigi viene fondato l'Osservatorio Astronomico di Parigi, e chi lo dirige è Cassini, che era già famoso. Allora, Cassini viene in Francia, disegna la Luna, studia Marte, in realtà poteva vedere poca cosa con i telescopi di allora, ma il nome di Cassini, per quello che riguarda Marte, è legato all'importante opposizione di Marte del 1672, e una spedizione scientifica che su alcuni libri viene detta come la più grande spedizione scientifica di quel secolo, che nasce da questo fatto. Appunto, in Inghilterra c'è John Flamsteed, primo astronomo di Greenwich, che predice che il 1 ottobre 1672 Marte sarebbe passato davanti a una stellina conosciuta dell'acquario. Ecco, qui a destra vedete quindi Marte vicino alla stella. Allora Cassini coglie l'occasione di questa occultazione per fare un'osservazione importante. Manda un suo amico alla Cayenne, colonia francese distante 6-7 mila chilometri da Parigi, per osservare il fenomeno nello stesso istante che lui lo osserva da Parigi. Ovviamente, essendo i due posti abbastanza lontani, l'occultazione non è la stessa. A Parigi vedo quello che c'è sopra, e alla Cayenne vedo quello che c'è sotto. Ora, perché i due fenomeni sono diversi? Perché Marte non è a distanza infinita come le stelle, grosso modo, è più vicino. E quindi da questa differenza si può calcolare la distanza di Marte. E grazie alla legge di Keplero, quando conosco la distanza, automaticamente conosco tutte le distanze del Sistema Solare. Perché conosco quella famosa costante che non era in grado Keplero di determinare. Quindi questa spedizione fu fatta, Richer partì dalla Rochelle, raggiunse la Cayenne, ci stette lì un anno, e confrontando i calcoli al suo ritorno, perché non c'era altro modo di far viaggiare le informazioni, determinarono la distanza Terra-Marte con un errore piccolo del 7%. Questa determinazione è la prima determinazione precisa, cioè no, la prima precisa, non era tanto precisa, non c'è male, però. È la prima determinazione per la distanza Terra-Sole. Cioè, una volta che hai misurato la distanza di Marte, hai anche la distanza Terra-Sole. E qui ho una tabella in cui si vede che nel 1672, la prima riga, Cassini determina la distanza Terra-Sole in 138 milioni di chilometri. Beh, il valore corretto è 149 milioni e mezzo. Ci sono tanti avvenimenti in mezzo. Più precise delle osservazioni di Cassini sono i transiti. Quando Mercurio o Venere attraversano il Sole, se lo osservo da due punti diversi, ho una precisa indicazione. Il transito di Venere fu osservato in Europa e fu osservato da James Cook nel Pacifico. E l'abbiamo visto anche noi nel 2012, spero che l'abbiate visto anche voi. È un fenomeno rarissimo. E lì si vede il pianeta Venere in questa immagine che attraversa il Sole, in questa immagine nell'ultravioletto, quindi si vede un Sole particolarmente vivace. E chi non l'ha visto purtroppo non lo vedrà più.
In questa spedizione ci si accorse anche di un'altra cosa. Dunque, Christian Huygens, fisico danese, aveva introdotto il pendolo come strumento di misura del tempo, cioè le oscillazioni isocrone, Galileo, ma l'applicazione proprio per gli orologi. E Huygens, anche prima c'erano gli orologi, c'era anche prima il contrappeso che scendeva e metteva in moto uno scappamento, per cui calcolavo l'ora, ma adesso col pendolo ho un controllo del tempo. Quindi passo da 15 minuti a 15 secondi al giorno, insomma, con cronometri ben fatti, e Richer si accorge che alla Cayenne il pendolo viaggia a velocità diversa. Quindi l'accelerazione di gravità, la nostra, il peso che ci attira la Terra, non è uguale su tutta la superficie terrestre. Dipende, come ben sappiamo, appunto, dal fatto che la Terra non è proprio sferica e dal fatto che la Terra gira. Quindi c'è una forza centrifuga per cui una persona che si pesa all'equatore pesa un po' meno. Ai cronometri, gli orologi a pendolo, soprattutto se poi mettete sotto vuoto il pendolo che oscilla, erano lo strumento più preciso per l'osservazione astronomica e per determinare il campione di tempo. Fino al 1929 il campione di tempo era il pendolo sottovuoto accompagnato dall'osservazione astronomica, lo strumento di passaggio. Per gli sfiziosi, oggi vengono ancora prodotti pendoli estremamente precisi, su un catalogo ho trovato 43.000 euro questo bellissimo pendolo favoloso. È un secondo al mese. Cassini è ricordato da questo grande cratere di 450 chilometri nell'Arabia, zona sempre di Marte. Ho adesso un piccolo salto storico, ma va bene, lo facciamo con questa immagine un po' scherzosa. Tra i crateri osservati su Marte c'è anche questa strana faccia. Non è piccola, sono 3 chilometri di cratere. Come dicevo, prima delle missioni spaziali, le grandi opposizioni erano l'occasione per studiare la superficie di Marte. E tutto ha inizio, perché le prime osservazioni importanti avvengono nel 1877, quando Marte si portò a 55 milioni di chilometri. Allora nel 1877 succedono due cose. La prima è la scoperta di due satelliti, Phobos e Deimos. In realtà l'avevano cercato già in tanti. La Terra ha una luna, Giove ne ha quattro, Saturno ne aveva otto, se ne conoscevano, e quindi in questa progressione qualcuno ha fatto la previsione che Marte ne avesse due, ma nessuno le aveva mai viste. E Asaph Hall ebbe l'opportunità di usare questo grande rifrattore dell'osservatorio navale americano. Era al tempo il più grande telescopio, e vedremo che tante scoperte avvengono perché uno ha lo strumento giusto al momento giusto. In realtà il merito non è tutto suo, è merito della moglie, perché lui, dopo aver osservato in vano per molto tempo, stava per mollare tutto, ma la moglie gli disse una notte ancora. Lui in quella notte ancora trovò i due satelliti, che furono poi visti in Europa, perché una volta che tu sai che ci sono è più facile vederli, ma poi si dovette attendere una grande opposizione successiva per confermare, perché appena Marte esce dall'opposizione non si vede più niente. Ecco, i due satelliti si chiamano Phobos, paura, Deimos, terrore, sono i due figli di Ares, dio della guerra. Ah, di Phobos ho qualche altra immagine, quindi è molto bitorzoluto, quindi si vede Phobos davanti a Marte, l'immagine più a destra. Sopra si vede il Phobos che attraversa il Sole, quindi un transito fotografato dal rover Opportunity, che è sulla superficie di Marte. E quel grosso bernoccolo, che è un cratere, è il cratere Stickney, e Stickney è la moglie di Asaph Hall, tedesca. Quando voi avete un satellite potete determinare anche la massa del corpo celeste. Un decimo, quindi Marte ha la massa di un decimo della Terra, e lo si è calcolato guardando le orbite dei satelliti.
Il 1877 è anche la prima osservazione avvenuta in maniera un po' quasi casuale di Schiaparelli. Allora, vabbè, due note storiche. Vabbè, laurea in ingegneria, studia all'estero, era una persona comunque estremamente capace e sì, molto eclettico anche nei suoi interessi. Divenne direttore di Brera nel 62, senatore del regno, membro di varie accademie. Allora, tra le sue scoperte, la teoria che lega gli sciami di meteoriti alle comete, le importanti osservazioni di stelle doppie, lo studio dell'astronomia antica, ma soprattutto lo studio di Marte. Insomma, è lui che inizia lo studio di Marte, della superficie di Marte. Lo fa usando il telescopio di Brera da 22 centimetri, un telescopio MERZ non tanto più grande, molto simile a quello che abbiamo in osservatorio, quindi andremo a vedere il MERZ, uno strumento simile. E quelli sono i disegni in cui lui raffigura particolari della superficie che nessuno aveva mai visto, per quanto non avesse a disposizione chissà che strumento. È con questo strumento che lui scopre, per esempio, l'Olympus Mons, il più grande vulcano del Sistema Solare. È su Marte, c'è una montagna alta 25 km, quindi tre volte l'Everest. La cosa si spiega perché non c'è su Marte tutto quel movimento delle zolle come sulla, come sulla Terra. Lì quindi una posizione della superficie di Marte rimane molto più a lungo sul punto caldo che erutta, perché Marte ha avuto una fase eruttiva, e quindi accumula di più. Sulla Terra tutto si muove, per cui si formano tanti vulcani, ma non possono crescere più di tanto. Ai grandi progressi poi Schiaparelli li farà con un altro strumento, che è il MERZ Repsol da 49 centimetri, stava in quella cupola, e qui riporto il messaggio con cui Quintino Sella, ministro del regno, informa Schiaparelli, di cui era amico, del grande risultato che nel Regno d'Italia, con tutte le difficoltà economiche che c'erano, eccetera, venne approvato il costoso acquisto di questo strumento. Puoi quindi essere lieto e fiero della dimostrazione solenne, tanto che non ne ricordo l'eguale, che ti diede la tua patria. Questo per la stima che Schiaparelli si era conquistato, in maniera così riconosciuta da tutti. E con quello strumento disegna mappe mai fatte prima, con una nomenclatura, insomma, che lui introduce da persona esperta dei miti antichi, eccetera. E questo è il suo quaderno degli appunti, la sedia da cui osservava, il micrometro per le misure. Solo che Schiaparelli, nonostante avesse uno strumento di una certa potenza, è soggetto appunto a un fenomeno di illusione ottica che li fa vedere realtà della superficie che in realtà non sono reali. E lui è molto cauto in questo, perché Schiaparelli non si sbilanciò mai a parlare di marziani o di queste cose. Fece delle ipotesi, ma le fece sempre in maniera molto misurata, eccetera. A chi invece, furono altri che invece in qualche modo presero queste visioni come cose reali, quindi cominciarono a parlare di vita su Marte, eccetera. Vabbè, allora Schiaparelli è ricordato da questo bel cratere, lo si vede al centro, molto grande, 460 km, visto dal Viking. Chi con la sua fantasia fervida e galoppante, ma fu veramente un grand'uomo, vide appunto marziani, ipotizzò di tutto e di più, insomma, sul pianeta Marte, è Camille Flammarion, sulla sinistra, che ho voluto accostare in fotografia con un suo coetaneo praticamente, che scrisse poi tantissimi libri come lui per lo stesso editore, che poi era il fratello Flammarion di Camille Flammarion, è Jules Verne. Diciamo, ci sono delle analogie tra i due personaggi. Tanto per dire, appunto,
Flammarion, vabbè, entra a un certo punto come computer umano all'osservatorio di Parigi nella squadra di Le Verrier, perché i calcoli non li faceva una persona sola, cioè era un calcolo distribuito su tante CPU che erano appunto tante persone abili. E, vabbè, ma Le Verrier non ci stette a lungo, pubblicò la Pluralité des mondes habités e questo insomma gli valse un bel arrivederci. Ma appunto Flammarion era pieno di risorse, ha scritto tantissimo e devo dire che la scrittura di Flammarion è bellissima, se uno prende in mano i suoi libri è preso, insomma catturato dalla lettura, e conobbe un successo strepitoso soprattutto grazie all'Astronomie Populaire, il bel volume che vedete a sinistra è l'edizione con cui veniva stampato in Francia a partire dal 1880, vendette centinaia di migliaia di copie. E non solo, un sacco di altri titoli. Adesso qui ne ha scritto qualcuno, l'atmosfera, sempre meteorologia popolare, sempre divulgazione. Lui faceva grande divulgazione. Aveva anche degli aspetti un po' particolari, di simpatia per lo spiritismo, eccetera. Ah, scusate, questa è un'immagine famosa che si vede spesso nei libri, quella in alto a destra. Bella, no? Del viandante che si chiede cosa c'è oltre, ce lo siamo chiesti tutti, cosa succede, vado avanti. Questa immagine è sua, perché lui era anche un abile incisore disegnatore, quindi molte figure dei suoi libri sono sue. Mille risorse, lui guadagnava 100.000 franchi all'anno con i libri e si costruì, beh, credo ci sia anche una donazione di mezzo, un osservatorio tutto per sé, alla periferia di Parigi, quello era il suo telescopio. E quindi scrittore, osservatore, fondò la Società Astronomica di Francia, un'illustre società appunto che ancora oggi continua, e la rivista L'Astronomia. E vabbè, e poi Marte, il pianeta Marte, condizioni di abitabilità, quella è un'immagine del suo libro dove mostra i canali di Marte. E quello è il telescopio con cui immagina forse di osservare Marte, è la prima figura del libro su Marte, si trova questo telescopio gigantesco. E Flammarion, anche lui, è immortalato su Marte da un cratere molto grande, e qui ne vediamo alcuni particolari, che evidenziano anche, direi, dei particolari che potrebbero essere legati a un'attività fluviale. Quindi i canali... No, canali fatti da una mente intelligente, però che ci fossero dei corsi d'acqua in passato, non certamente quando osservarono loro, sì. La persona che più di tutte scrisse, spinse, divulgò sull'aspetto dei canali di Marte fu Percival Lowell. Allora, lui in realtà era di tutt'altra provenienza, era un uomo molto ricco, fratello del presidente dell'università di Harvard. Viaggiatore, ha scritto un sacco di libri molto importanti e interessanti sul Giappone, fu anche diplomatico, ma a un certo punto si innamora di Flammarion e dei suoi libri e decide di costruire un osservatorio e per 23 anni si dedicherà all'astronomia, osservando Marte e cercando il famoso pianeta X di cui Fabrizio Toia vi ha parlato la volta scorsa, il pianeta Plutone. Si sapeva che c'era un pianeta X che perturbava le orbite di Nettuno, lui lo voleva trovare, non l'ha trovato, ma tombo poco dopo. E questo è un esempio appunto della letteratura che usciva, insomma, New York Times, c'è vita sul pianeta Marte. I marziani costruiscono due immensi canali in due anni, cose di questo genere. Però effettivamente è vero, uno osservando Marte con i mezzi di allora vedeva queste strutture, le vedeva. Comunque Lowell si è meritato un bel cratere di 203 km di grande impatto, infatti i crateri di grande impatto su Marte hanno questa caratteristica di non presentare un picco centrale, ma addirittura un anello. Chi fugherà un po' queste illusioni è è un astronomo che nasce a Costantinopoli, fu invitato da Flammarion a venire
A Parigi era anche un abile scacchista, quindi trovate anche le sue partite di scacchi contro importanti campioni del mondo del tempo. E lì sotto avete la dimostrazione di un'immagine di Schiaparelli confrontata con un'immagine di Antoniadi. Schiaparelli vedeva qualcosa di rettilineo, ben tracciato, in realtà sono cose più sfumate. Antoniadi aveva il telescopio di 83 cm di Parigi, una cosa molto più grossa. E le sue carte erano talmente precise che furono usate dalla NASA per le prime missioni spaziali. Cioè, ecco. È interessante quel confronto in basso a destra tra l'Hubble Space Telescope e quello che Antoniadi vedeva. Quindi anche lui traccia qualche canale, non c'è, però insomma varie peculiarità si ritrovano. Anche ad Antoniadi un cratere. Velocemente voglio ricordare Mentore Maggini, se non altro perché ha scritto un bellissimo libro che uscì con il pianeta Marte, dove un po' è raccontata la storia del pianeta. E poi arriva la fotografia, le fotografie fatte sui Pirenei all'osservatorio di Pic du Midi, in cui veramente è difficile vedere qualcosa in queste immagini. Ecco, sono quasi alla fine di questa fase un po' così di storia. Voglio adesso passare l'oceano e farvi conoscere un po' qualche miliardario americano. Cioè in America c'è questa bella tradizione che i miliardari ogni tanto fanno anche cose buone. E questo grazie a un astronomo che vi presento tra poco, Emery Hale, il quale riuscì a convincere questo Clark Yerkes, che fece la fortuna con gli ascensori a Chicago, a finanziare quello che fu ed è stato il più grande telescopio a lente esistente al mondo, a Yerkes a Chicago. Lo vedete a destra, una cosa immensa. E la cupola che lo ospita, là sotto. È un telescopio con un metro di diametro di lente, che poi vuol dire due lenti, un metro, quattro superfici da lavorare, una cosa costosissima. Lì lavorò Barnard, che fece fotografie, in cui sono molto più belle le nostre, fatte da noi, insomma, con la CCD, eccetera. Ma fece anche osservazioni visuali e quindi confermò in qualche modo che non ci sono canali. Oh, questa è un'immagine per l'amico Luca Buzzi, che deve essere in sala. Dove sei? Ah, bravo. Lui ha scoperto 6 comete. Siccome lì appunto in America sono generosi, ogni cometa che scopriva $200. E i dollari di allora erano un'altra cosa. E questa è la lettera dell'industriale che gli scrive, bravo. George Hale è il signore a destra nella foto in basso ed è in compagnia di Andrew Carnegie, forse si pronuncia così, è il magnate delle ferrovie americane. E questi Hale riuscì a convincere questa persona a costruire il telescopio Hooker e il telescopio Palomar, finanziati. Sono i più grandi telescopi, furono i più grandi telescopi al mondo riflettori. Palomar ebbe un predominio per molto tempo e come sapete Hubble fece le sue grandi scoperte con questo strumento. Certo, aveva il telescopio più grande del mondo, era bravo ma aveva anche quello. Non tutti sanno che sulla superficie terrestre ci sono meteoriti che vengono da Marte. Marte è stato sottoposto a un bombardamento, come tutti i corpi del Sistema Solare, di asteroidi, comete, tutto quanto. E pezzi di roccia marziana sono schizzati fino a noi e si trovano in Antartide, in Africa, in certi posti, e vengono ancora collezionati. Fu un caso nel 96 che dentro quella roccia famosa, in cui c'è un'intera pagina di Wikipedia che la ricorda, si pensò di aver trovato un batterio fossile. Quella strana struttura vermiforme sulla fotografia del microscopio elettronico, Bill Clinton ne diede notizia ai telegiornali, oggi si sa che non c'entra niente. Ecco, abbiamo fatto un lungo percorso, abbiamo parlato di Brera, luogo importante per la storia nostra dell'astronomia, e
a Brera approda anche Salvatore Furia. Oh, Salvatore Furia lo vedete lì nell'immagine a sinistra quando aveva 16 anni. Lui a quell'età venne a Varese perché cercava lavoro, appunto come tanti suoi coetanei dalla Sicilia. Era speciale perché evidentemente iniziò dal basso, fece lavori anche umili, ma rapidamente si mise a studiare anche la sera ed era autodidatta in tante cose. Era talmente bravo nell'osservazione della Luna che fu accolto a Brera nel 1953, grazie a una lettera di raccomandazione, da Francesco Zagar, che non è una persona qualunque, è uno dei più importanti astronomi di quel tempo, Leonida Rosino e tanti altri, insomma, sono suoi allievi. E nacque un rapporto di simpatia tra i due. Ora, appunto, Furia era l'unico non laureato dentro l'osservatorio, quindi si dedicava anche a mansioni più semplici, come riordinare la biblioteca, fare queste cose. Però in quegli anni in cui era lì, quindi approfondì le sue conoscenze, maturò nella testa l'idea che la scienza deve essere un po' alla portata di tutti. Nel 1959 divenne socio della Società Astronomica Italiana, che a quel tempo era molto esclusiva, vi facevano parte solo astronomi professionisti, lui e pochi altri due, facevano parte di questa associazione. Allora, frequentato per molti anni, fino al 65, poi dopo capirete perché dopo il 65 non ha potuto più farlo. Comunque nel 56, grande opposizione di Marte del settembre 56, Furia esce allo scoperto a Varese con questo articolo in cui annuncia: da ieri sera in città scrutano il pianeta Marte. Chi è che scruta Marte? È una piccola associazione che lui aveva fondato di poche persone e invitava le persone a venire, insomma, a condividere questa esperienza dell'osservazione, e raccontava poi cosa l'osservazione di Marte era per questa grande opposizione. E questo è il nucleo dei primi soci. Le immagini che ho sono poche, insomma, in quel tempo non si facevano tante fotografie. È una conferenza tenuta da Furia alla Camera di Commercio nel 58, in cui incomincia già a proporre, insomma, quest'idea di una divulgazione dell'astronomia, di un osservatorio astronomico popolare. Ecco, ho riportato quel frammento di lettera da lui indirizzata a Zaira Morganti Spina. Lei era vedova di un industriale di Busto Arsizio che possedeva questo bellissimo telescopio. Gli eredi volevano venderlo, ma la signora Morganti Spina, venuta a conoscenza del progetto del professore, praticamente glielo donò. E lì si legge: da anni, come ella ben sa, mi sto prodigando al fine di creare un centro popolare divulgativo di astronomia con relativa specola, accogliente e confortevole, libero a chi che sia. Sembra che il durissimo percorso volga tra breve al termine. Non dimenticherò mai la generosità dimostratami dalla famiglia Spina, eccetera, onorandomi della priorità e della comprensione sin d'ora concessami di fruire dello strumento. Ecco, questo strumento fu appunto prelevato e portato nella sede di allora, che era Villa Mirabello, quindi la bella sede che aveva l'associazione, era lì. Ecco, lì questo strumento fece bella mostra, soprattutto in un evento che nel 1960 lì ebbe luogo, che è la mostra della società, non si chiamava ancora società astronomica, dell'associazione. Una mostra a cui vennero personalità, ovviamente il sindaco, tutte le varie personalità di Varese, venne anche Zagar con vari astronomi, e fu questo il trampolino di lancio dell'idea di Salvatore Furia di costruire un osservatorio popolare, cioè lui voleva costruire questo osservatorio sul Campo dei Fiori. Era già presente un progetto e tenne in quell'occasione numerose conferenze, e a una di queste intervenne quel signore calvo con cui il giovane Furia sta parlando, si chiama Sai Vita,
un industriale tessile che veniva qui in vacanza e quindi aveva sentito Salvatore Furia, e poco dopo, insieme alla moglie, decidono di fare l'importante donazione per costruire l'osservatorio. Sono 60 milioni degli anni 60, una cifra importante. A loro è intitolata la prima cupola, e loro costruirono l'osservatorio, e grazie a questi fondi l'osservatorio e la cupola è immersa, appunto, trovò la sua collocazione nella cupola Adele e Sai Vita. Ma non si costruì subito l'osservatorio, c'erano vari passi da compiere, ma per prepararsi a questo Furia teneva conferenze a tutto lo spiano, insomma, organizzava anche un'associazione. Vedete sulla destra così l'annuncio del giornale delle conferenze tenute anche ai giovanissimi, lui voleva coinvolgere anche i ragazzi, i giovani in questo. Società Astronomica Varesina, e quelli sono un pochino gli scopi soprattutto di divulgazione. Il suo pensiero lo esprimerò meglio tra poco, insomma, con le sue stesse parole. Il primo osservatorio a Campo dei Fiori non fu quello attuale, ma una piccola baita che vedete in alto a sinistra, dove ora sorge la RAI. La RAI Televisione Italiana adesso ha il suo pilone, dove una volta c'era questa piccola baita, ed era veramente molto più avventuroso raggiungerla che non oggi, dove 30 minuti, un nessuno, ma allora era tutto più difficoltoso, insomma. All'ultimo tratto andava fatto tutto in salita. Era il mese di novembre e queste sono le parole belle che il professore ha affidato al suo diario, lui teneva un diario, in cui racconta la sua prima salita. E rendo grazie al cielo per la gioia che ha avuto insieme gli astrofili di scorgere stasera dalla vetta del Campo dei Fiori un frammento della vita futura che lassù mi attende. Certamente non era consapevole ancora di cosa, appunto, questa vita futura lassù sarebbe stata. Furia è stato un grande sognatore, un po' come il Flammarion che lui ammirava tanto, infatti lo Schiaparelli come stimava tanto sotto un altro profilo. Certamente fu un uomo che accompagnò i sogni con una grande capacità del fare e di coinvolgere anche le persone che potevano aiutarlo in questo. E oltre all'osservatorio, ai fondi, era necessario anche la proprietà dei terreni. E questa è l'immagine che celebra così l'incontro, il primo incontro con Sofia Stringer Zambelletti, che poco dopo, praticamente il giorno dopo, promise al professore la donazione della tutta l'area sommitale del Campo dei Fiori, che era di proprietà della famiglia. E lì c'è la bella lettera, scritta anche con bella grafia, in cui esprime tutta la sua stima per l'entusiasmo con cui Salvatore Furia le aveva parlato, no, del suo progetto non solo di fare un osservatorio, ma anche di realizzare un parco, una piccola area protetta. Non solo pensando che un osservatorio è giusto che sia un po' protetto tutto intorno, ma quello che verrà lì a essere realizzato è il primo parco, il progenitore del parco del Campo dei Fiori, e fu intitolato ai genitori di Sofia Stringer, Leopoldo e Maria Zambelletti. E chi entra oggi nel nostro cancello vede un cippo che ricorda questa donazione importante. E finalmente arriva la costruzione dell'osservatorio, 64-65, quindi sono poco più di 50 anni fa. Queste sono alcune immagini di un lavoro abbastanza folle, di quelli portare su il materiale, gli associati che allora, insomma, facevano del loro meglio per accelerare i lavori e risparmiare. I materiali salivano con un mezzo cingolato dal bosco. Nell'immagine a destra si vede ancora la baita in fondo, lì ci starebbe oggi la RAI, e non c'è la strada, c'è una mulattiera. E su quella mulattiera salì la cupola dell'osservatorio, quel grosso pezzo. Ma su è un ambiente accogliente, cioè una foresteria che era una condizione sine qua non per costruire l'osservatorio.
Anche lì ci sono contributi di tante persone, c'è il contributo dei Pirelli, c'è il contributo di persone che regalavano le lenzuola, chi regalò le stoviglie, tante cose. Un momento certamente molto bello, a cui ne seguì uno piuttosto duro, perché terminati i soldi, il professore racconta appunto, terminati i soldi mi ritrovai a osservare gli ultimi operai che scendevano dalla strada e io che a quel punto rimanevo solo con i miei ragazzi. E lì era solo l'inizio di qualcosa, insomma, non c'era la strada per salire. E quindi la grande impresa degli anni successivi fu la creazione della strada, che è stata un'opera epica per i mezzi di allora, insomma. Il professore fece brillare centinaia di mine lungo il percorso, lui lavorava a quell'ora all'ufficio del registro, la sera saliva in compagnia di una o due persone, faceva brillare le mine e la domenica, il sabato e la domenica, i ragazzi erano su a fare quello che vedete. Un'opera iniziata nel 69, direi ci sono stati decenni di sistemazione, quindi vedete vari volti, quelli del 69 e quelli più recenti, insomma, che ho conosciuto anch'io. Si potrebbe scrivere un libro su tutte le varie, cioè, su tutti gli osservatori solo dagli articoli di stampa. Qui ne ho tirato giù qualcuno. Il Centro Geofisico Prealpino è un momento importante di crescita nostra. E poi il MERS lascia il posto a uno strumento più grande e viene costruita un'altra cupola a donazione dei fratelli Mascioni, industriali di Cuvio. E lì in basso a sinistra invece è la realizzazione della canalizzazione per il pozzetto dei sismografi. E voglio lasciare le parole del professor Fuga un pochino, un po' la molla interiore che l'ha spinto. E quando ho cominciato questa attività, questi sono appunti che ho trovato tra le sue carte, non so perché erano lì, eccetera. Quando ho conosciuto questa attività avevo 11 anni. In una notte stellata di 32 anni fa, osservai casualmente la caduta di un insieme di meteoriti. Scoprì per la prima volta che il cielo era un immenso mistero. Da allora nuovi orizzonti hanno arricchito la mia esperienza. Ad un certo momento però mi resi conto che sarei stato un egoista se non avessi fatto qualcosa per partecipare agli altri ciò che di profondo e meraviglioso l'astronomia mi aveva dato. Sapevo d'altra parte che alla gente che lavora nelle fabbriche, nelle campagne, negli uffici e persino alla gente di una certa cultura, la scienza del cielo appariva astrusa, inutile o inaccessibile. Niente di più falso. Occorrono, questo è vero, mezzi, strumenti, luoghi adatti. Questo sì, e anche una buona guida. Mi proposi perciò la formazione, la fondazione di organizzazioni, di associazioni di dilettanti e una di queste è la Schiaparelli di Varese. Altri scopi da raggiungere furono la costruzione di questo osservatorio e un centro popolare di scienze naturali. Qui attorno sta per sorgere un parco di protezione della flora e della fauna. Dopo 13 anni di duro lavoro, la mia opera è realizzata. È costata cara perché ho dovuto abbandonare l'osservazione del cielo. Ho dovuto fare il muratore, il boscaiolo, il conferenziere e la guida. E insomma, molti di noi che sono qui presenti, appunto, che hanno un po' vissuto quegli anni della Schiaparelli, l'hanno visto all'opera, appunto, anche in momenti come questi. E il nostro attuale presidente è lì, quando certamente giovane, ma lui ci sperimentava anche in queste cose. E appunto questo suo sogno, diciamo che ha trovato adesso una realizzazione, e quindi noi siamo molto contenti, insomma, di portare avanti quest'opera, questo suo sogno e gli incontri tra cielo e terra, insomma,
sono certamente un momento bello importante di tutto questo. E anche l'osservatorio, la cima paradiso, così si chiama la punta dell'osservatorio, dove Salvatore Furia ha voluto essere sepolto, le sue ceneri sono lassù, su questa cima paradiso Salvatore Furia sognò e costruì la cittadella di scienze della natura, una frase che lui spesso ha ripetuto, un ponte di comprensione tra la gente e la scienza. Questo è stato un po' lo scopo, il filo della conduttore della sua vita. E sto parlando della cittadella di scienze della natura, non sto parlando di tante altre cose che lui ha fatto. Ed è un luogo bello, appunto, dove la gente viene e sperimenta, tocca con mano, continua appunto a provare quelle cose che lui stesso, insomma, da buon didatta aveva iniziato. Quindi questa è la realtà di oggi, la cittadella di scienze della natura, Salvatore Furia. Grazie. Ne avrei tante altre, appunto. E il professor Furia era sempre in tuta da lavoro. Poi forse in più oggi lo conoscono come meteorologo, la voce e la persona, appunto, che oltre appunto un messaggio di meteorologia sapeva accompagnarlo con un messaggio di saggezza. Ecco, mai è stato venuto di più di questo. Insomma, e oggi ho cercato così di dargli una prospettiva. Una retrospettiva di tutto questo, ecco, è stata una bella esperienza. Beh, grazie Luca. Direi che non solo è stata, continua ad esserlo. Continua ad esserlo e continuerà ad esserlo finché riusciremo a essere un po' fedeli a questo spirito che ha sempre contraddistinto la nostra associazione, che noi tentiamo di difendere, di portare avanti e di trasmettere alle nuove leve che continuano questa grande avventura. E speriamo che gli enti pubblici ci seguano su questa strada, nonostante le difficoltà di bilancio che attraversano. Noi viviamo di riflesso, quindi molte cose che si vorrebbero fare sono limitate dalle risorse. Grandi mecenati del passato sono stati fondamentali per arrivare fin dove siamo arrivati. In questo momento anche di crisi generale economica latita un pochettino. Il panorama americano è sicuramente diverso anche dal punto di vista legislativo, fiscale, eccetera, e offre delle opportunità diverse, ma conta anche la sensibilità delle persone spesso. Allora, come avete visto, siamo partiti, Luca è partito dal fenomeno astronomico, dalla grande opposizione di Marte, per agganciarsi su un discorso storico molto più vasto. Sulla parte prettamente astronomica, come penso la maggior parte di voi scoperto all'ingresso, questa è una conferenza che ha un seguito, nel senso che settimana prossima, il 21 di maggio, sabato sera, quindi il giorno prima della grande opposizione di Marte, avremo una serata pubblica un po' specifica su questo fenomeno, che vedrà l'utilizzo di strumenti anche storici come il cannocchiale astronomico MERS, che ha ormai quasi 110 anni, quindi siamo vicini oltre i 100 anni, vicini ai 110. Ma il vetro fortunatamente non subisce il deterioramento degli esseri biologici e quindi
E quindi ci auguriamo che ci sarà il tempo per accogliere il pubblico in questa sera. Ovviamente, come voi potete capire, la nostra capienza è abbastanza limitata, anche perché trattandosi di uno strumento storico in una cupola che ha una certa concezione complessa di avvicinamento all'oculare, non possiamo garantire dei grandi numeri. Stasera, e alcuni di voi l'hanno già fatto, è possibile prenotarsi per questa osservazione. Abbiamo previsto 3 turni. Purtroppo, come diceva Luca, il problema è che Marte è posizionato con una declinazione molto bassa, quindi è verso la pianura, verso Milano, verso la Malpensa, e quindi sarà un po' disturbato dalle luci, soprattutto disturbato dalla foschia, speriamo non disturbato dalle nubi, e comunque il raggiungere l'oculare, salire, scendere, eccetera, implica che si cerca una quarantina di persone per turno, abbiamo 120 posti. Abbiamo deciso di dare la precedenza a chi seguiva questa conferenza, per cui apriamo stasera questa prenotazione particolare, come dicevo, ho già visto che alcuni hanno già acquistato il biglietto per l'evento. Nel caso di molto tempo è rimandata alla sera successiva, alla sabato successivo al 28. Nel caso, vabbè, siamo sempre comunque nel periodo di massima luminosità, di massimo avvicinamento di Marte, quindi ancora assolutamente favorevole. Nel caso tutte e due le osservazioni andassero buche, si recupererà con un'osservazione, diciamo, di quelle tra virgolette ordinarie, e quindi il coupon dà diritto a una di queste osservazioni. Adesso vediamo anche quali sono i numeri, ma comunque abbiamo deciso di limitarlo a chi è qua e a eventuali familiari, cioè nel senso, mi prego, c'è qualcuno che ha un gruppo di 20 persone, non possiamo fare una vicinità così immediata. Poi c'è alcune istruzioni brevi sullo svolgimento della serata. Vorrei ricordarvi anche un altro evento che c'è molto più vicino, che è dopodomani. Lì dovremmo avere un tempo mediamente buono, insomma, quantomeno rispetto a questa settimana, come tradizione faremo una giornata di porte aperte dedicata al percorso dei pianeti che è posizionato tra il cancello di accesso dell'osservatorio e l'osservatorio stesso. È un percorso molto semplice, è una strada in salita, per cui siamo in montagna, però non è che si corre, non è lo scarpone luminatese, tanto più qualcuno conosce la corsa. Lo percorreremo in 3/4 d'ora più o meno. È un percorso che è possibile fare comunque tutti i giorni, anche non guidato, perché sono dei cartelli esplicativi, e ci accompagnerà proprio lungo tutti i corpi maggiori del sistema solare alla scoperta un po' delle caratteristiche, della storia, della loro scoperta, eccetera. Tanti aneddoti, tante piccole cose. Poi sull'osservatorio c'è un po' un angolo per i più piccoli, l'osservatorio del sole, eccetera. Quindi siete tutti invitati. Nell'occasione c'è la possibilità di lasciare la macchina nel piazzale, quello panoramico a nord, dentro al cancello, perché ovviamente, dato che normalmente c'è un certo afflusso di persone, garantiamo la possibilità di parcheggiare le macchine. Sono tanti percorsi guidati, in partenza ogni mezz'ora, ogni 3/4 d'ora, secondo l'affluenza, quando c'è un gruppetto, dalle 10 del mattino fino verso le 3:30 del pomeriggio. E questo invece è ad accesso libero. Io tra l'altro ho iniziato questo discorso, ma ho toccato qualunque possibilità di domande, ma se c'è la volontà di avere qualche approfondimento. Do
domanda al professore. Si dibatte molto sulla possibilità di mandare l'uomo su Marte. Ho sentito delle conferenze in cui dico che con la tecnologia di oggi è impossibile. Ci può dire qualcosa al riguardo? Ecco, i primi sono i tempi di viaggio e poi il fatto che quando poi scendo su Marte ci devo anche ripartire, quindi devo avere del combustibile, devo avere delle liberi, acqua e tutto per il... Devo ancora mettere appunto parecchie cose, adesso non è che sappia rispondere in maniera molto tecnica o approfondita a questa cosa, io vedo questi anni. Ecco, in realtà non lo conosco, se qualcuno sa quale potrebbe essere il tempo di viaggio. Non sono molto preparato su tre mesi circa. Tre mesi? Dai tre ai sei, dipende dalla distanza. E... mi rispondono appunto le loro conclusioni. Dai tre ai sei mesi, quindi un tempo molto lungo. Perché poi, essendo appunto questo movimento diversa distanza di Marte dalla Terra, è chiaro che se io sfrutto la minore distanza per andare, poi per tornare, o devo aspettare due anni sulla superficie di Marte, oppure avrò un tempo di rientro molto più lungo. Quindi il tempo di andata e ritorno si aggira comunque poco meno di due anni, in qualunque caso. Quindi ci vuole cibo, vino, acqua, combustibile, tutto. Sì, certo. Tutto quello bisogna sperare che nessuno si ammali gravemente durante la missione. C'è anche il grosso problema delle radiazioni, perché ovviamente finché ci si trova all'interno di quello che sono le fasce di Van Allen, che sono la prima protezione contro i raggi cosmici e le radiazioni emesse dal Sole, particelle pesanti messe dal Sole che circondano la Terra, si va incontro a un aumento notevole delle radiazioni degli eventuali astronauti, e Marte, non avendo un campo magnetico, non può garantire comunque questa protezione. Grazie. 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 Bene, se non c'è altro, allora io vi ringrazio qua, vi do appuntamento, allora, primo a domenica questa, poi a sabato prossimo e poi al 10 di giugno, che è la prossima conferenza del ciclo, che è su un argomento completamente diverso, che sono le città intelligenti, quindi tutto quello che è la, diciamo che sono le aspettative, ma anche la realtà che già sta iniziando a realizzarsi nelle nostre città per garantire una maggiore vivibilità, una economia meno impattante dal punto di vista sia dei consumi, sia dei consumi di suolo, sia dell'inquinamento, eccetera, sarà tenuta dal dottor Maurizio Minis, che è un divulgatore scientifico che collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui Radio 24. Questo sempre perché noi abbiamo questa visione chiaramente un po' concentrata sull'astronomia, ma anche a più ampio spettro, perché riteniamo che la nostra sia un'associazione che può portare e deve portare un interesse complessivo ai temi scientifici. Grazie a tutti, buona serata.